Ad EMA International si parla tanto di green. Oggi con noi in studio abbiamo Federica Tugnoli, benvenuta. Grazie. La signora Tugnoli è segretaria di Coma Garden di Federuna Coma. Se parliamo di green, quali sono le novità quest'anno in EMA? Dunque, tante. La vera grande novità è la Garden in Motion. Garden in Motion, già dal nome, fa capire che è un'area in movimento e anche un po' emozionale, nel senso che abbiamo allestito nella parte esterna dei padiglioni 33 e 34, che sono i padiglioni dedicati proprio alle attrezzature per il garden, un vero e proprio giardino, dove c'è un percorso con dossi, curve, e quant'altro per trattorini da giardinaggio, macchine multifunzione, dove le macchine hanno la possibilità di farsi vedere all'opera. Certo, non possono tagliare realmente il prato, questo è chiaro, però possono mostrare tutte le loro altre caratteristiche, ed è molto, devo dire, molto interessante, ed è uno show. All'interno di quest'area c'è anche una parte un po' più ludica, che è quella dei soffiatori, che vengono utilizzati dal pubblico in questo caso, che può prenderli e realizzare una vera e propria partita di calcio, però spingendo il pallone con il soffiatore. Quindi anche un po' di gioco all'interno di EMA Green quest'anno. E poi abbiamo un'altra area, che è l'area destinata al taglio della legna, dove ci sono arboricoltori professionisti che fanno delle dimostrazioni e delle vere e proprie lezioni di taglio. Quindi questa è la vera novità, le aziende sono molto contente, e non solo, anche il pubblico, che può vedere, insomma, le macchine accese dal vivo e in movimento. Ecco, appunto, parliamo di pubblico che vede questi eventi, queste macchine in movimento. Come viene recepito dal pubblico queste vostre iniziative? Beh, io ho visto moltissimo entusiasmo e divertimento. C'è da dire che forse le macchine a giardinaggio sono quelle che più delle altre sono viste dal pubblico come quelle da voler provare, perché spesso sono attrezzi a mano, perché comunque c'è anche più facilità nell'utilizzo rispetto a macchine anche tecnologicamente più complicate. Quindi guidare, insomma, un trattorino, ci ho provato anch'io devo essere sincera, e posso dirvi che, insomma, ce l'ho fatta. Quindi, è molto, insomma, semplice. E quindi sì, ho notato molto entusiasmo nell'aria, molto divertimento. Bene, noi siamo contenti che ci sia questa partecipazione da parte del pubblico. Che cosa si aspetta per i prossimi giorni per quello che riguarda il Coma Garden, il Green e questi eventi? Ma io credo innanzitutto che nei prossimi giorni, vista diciamo il trend di affluenza, ci sarà tanta gente, quindi questo sicuramente è un dato. E l'area garden in EIMA è comunque un'area attrattiva anche per chi il garden non lo fa nello specifico. È sempre, insomma, un'area verde, e quindi qui parliamo di verde e di natura, perciò, per carità, è nella sede giusta, però è quel luogo anche di bellezza, dove, insomma, si vedono anche stand molto arricchiti da piante, da, insomma, che sono più tipici del garden magari che della parte agricola. E quindi credo che il visitatore sia anche molto incuriosito, anche quelli magari meno interessati al settore, perciò sicuramente tanta curiosità, anche perché quest'anno, devo dire, il padiglione è anche molto bello. Abbiamo fatto degli allestimenti nuovi, e l'entrata del padiglione, dei padiglioni 33 e 34 del garden, hanno un colpo d'occhio di verde che, insomma, ti trasmette il desiderio di entrare, ecco. Quindi diamo l'appuntamento per i prossimi giorni al padiglione 33 e 34 per vedere queste cose qua. Assolutamente, noi siamo qui. Perfetto, noi la ringraziamo di essere stata con noi e le auguriamo buon lavoro. Grazie a tutti.